Buon pomeriggio e benvenuti in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la politica e con l'arrivo ieri sera del leader, di uno dei leader del Movimento 5 Stelle, il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, che ha presenziato al Five Festival promosso dal Movimento 5 Stelle a Pescara. Nel suo intervento Di Maio ha parlato di referendum costituzionale, di governance europea, ma anche del caso Raggi, il sindaco di Roma, e dei dissidi interni al Movimento. Il servizio di Francesca Romana Testi. È arrivato sotto una pioggia battente il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, atteso da una folla di sostenitori del Movimento 5 Stelle e dei suoi rappresentanti abruzzesi. L'occasione era il Five Festival a Villa Sabucchi, 3 giorni dedicati all'incontro con i cittadini per affrontare questioni calde come il tanto atteso referendum costituzionale, nel quale i grillini optano per un indiscutibile no. Il referendum è il prossimo nostro obiettivo. I cittadini italiani ci pagano per occuparci dei loro problemi e in questo momento storico, per riuscire ad occuparci dei loro problemi, dobbiamo votare no. Votare no significa votare il cambiamento, significa permettere a una maggioranza eletta in futuro di poter abolire Equitalia, di poter fare un reddito di cittadinanza, una seria legge anticorruzione. Se dovesse vincere il sì, non ci sarebbe più una maggioranza votata dal popolo che possa modificare le leggi vergogna che hanno fatto Renzi e Berlusconi negli ultimi 15 anni. Di Maio descrive poi il quadro di governo attuale, criticando aspramente il premier Renzi, nella partita della governance europea, una sudditanza che spesso finisce per relegare l'Italia, nazione che poca voce ha nei capitoli decisionali. Se non ti guadagni il rispetto ai tavoli esteri, è chiaro che poi i paesi all'estero o ti scavalcano oppure ti aiutano perché non hai più il consenso del popolo. Matteo Renzi non ha più il consenso degli italiani e non ha un'autorevolezza a livello internazionale, quindi o chiede aiuto agli altri stati per restare a mantenere lo status quo oppure si vede scavalcare più volte, come è accaduto oggi nel vertice UE, in cui abbiamo visto ancora una volta Hollande e Merkel coalizzarsi con le loro assurde teorie economiche che ancora una volta danneggeranno l'Italia. Infine la situazione interna al movimento, il sindaco di Roma Valentina Raggi, gli assessori, l'attesa delle nuove nomine, i silenzi iniziali e la pace fatta con Beppe Grillo, che dice di dare fiducia a chi ha saputo ottenere più di 700.000 voti dai romani. È tornata la pace al Movimento 5 Stelle? Ma io penso che il Movimento 5 Stelle sia sempre stato in pace. L'unica cosa che mi va di sottolineare è che gli italiani ci pagano lo stipendio per occuparsi dei loro problemi. Poi nel tempo libero affronteremo anche le questioni del Movimento 5 Stelle. Continua il braccio di ferro tra il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti e la Regione Abruzzo sulla scelta dell'autorità portuale che gestirà i porti di Pescara e Ortona. L'Abruzzo vorrebbe creare un asse con Civitavecchia, ma attualmente la scelta del governo è caduta sull'autorità portuale di Ancona. Dallo scorso 15 settembre i porti abruzzesi di Ortona e Pescara, per effetto della riforma delle autorità portuali, non hanno più autonomia gestionale, ma sono passati sotto la gestione di Ancona. Una decisione contro cui la regione sta lottando, chiedendo invece di passare sotto la gestione di Civitavecchia al fine di creare un asse di collegamento con il Tirreno. Infatti il consigliere regionale delegato ai trasporti Camillo D'Alessandro in una nota parla di una riforma in due tempi. Il primo, quello che ha ridisegnato le autorità riducendole con l'assegnazione dei porti abruzzesi all'ADP di Ancona. Il secondo tempo invece da attuare attraverso un'istanza motivata da parte della regione per chiedere la collocazione all'interno dell'autorità portuale laziale. In questo senso, prosegue D'Alessandro, la Regione Abruzzo ha già presentato al Ministero un dossier con le ragioni della convenienza, non solo per l'Abruzzo ma anche per il Lazio, cioè creare un corridoio di scambio Italia-Mediterraneo per soddisfare la domanda emergente tra i Balcani e la penisola iberica. L'attuale scelta di Roma comunque sta creando diversi malumori. Di scelta penalizzante per il traffico commerciale e turistico parla il consigliere comunale di Pescara Riccardo Padovano, che si fa portavoce della posizione del Partito Socialista in Abruzzo. Ieri
nell'ambito della Festa Nazionale dell'Avanti, la direzione regionale del PSI, alla presenza del Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Riccardo Nencini, ha chiesto l'attivazione di un tavolo di lavoro per arrivare speditamente all'adozione del regolamento al fine di consentire l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale, la cui gestione è stata trasferita alla Regione all'interno del sistema dell'ADSP territorialmente competente. Dunque, palla in mano alla politica in un braccio di ferro Ministero Regione Abruzzo, mentre ad Ancona aspettano disposizioni più precise proprio da Roma. Dal capoluogo dorico assicurano comunque che verrà adottata una strategia condivisa nel rispetto delle autonomie. Il servizio di radioterapia di Pescara non subirà interruzioni. Questa la smentita del manager della ASL Armando Mancini, che tranquillizza pazienti e personale medico perché, dice, sono stati trovati fondi per il servizio straordinario notturno. Solo allarmismo, nessuna interruzione in corso per il servizio di radioterapia presso l'ospedale civile di Pescara, spiega il manager dell'ASL Armando Mancini. La questione è quella della notizia dell'interruzione delle prestazioni nella fascia notturna 20-24, come dichiarato dal primario Marco D'Alessandro, preoccupato per le lunghe liste d'attesa alle quali dovrebbero attenersi i pazienti in caso di eliminazione del servizio in questione. Nei fatti invece il blocco delle prenotazioni è stato solo a scopo cautelare fino al reperimento dei fondi necessari alla prosecuzione delle terapie. In realtà non è interrotto niente, o meglio, finora sta funzionando. Fino a venerdì 23, la seduta serale aggiuntiva, che viene pagata con una quota a parte, viene effettuata. Non si prendono prenotazioni dopo venerdì 23. Perché non ci sono finora i fondi? Fondi che stiamo cercando di trovare in modo da far sì che tutto prosegua come è sempre stato qui. Un iter già in corso, spiega Mancini, attivato da mesi nella consapevolezza di dover spostare fondi ad un servizio straordinario pensato e creato proprio per sopperire alle liste d'attesa. Si fanno 65 sedute al giorno, 50 avvengono durante l'arco della giornata e 15 in questo turno aggiuntivo. Quindi si tratta di un numero considerevole, ma è pur sempre meno di un terzo. Le stanno attualmente facendo, quindi non è che non è sospeso nulla, sono sospese le prenotazioni e le hanno sospese in misura prudenziale in attesa che si trovino i fondi. I fondi li troveremo e sicuramente non sarà interrotto nessun servizio. Finalmente l'Abruzzo esce dal commissariamento, un risultato positivo che consentirà alla nostra regione di riprendere la propria autonomia in materia di programmazione sanitaria. Lo scrive in una nota la CGIL. Oltre che dal commissariamento, la regione dovrà finalmente uscire anche dalla politica dei due tempi attuata da ormai un decennio, in base alla quale nella prima fase si operano i tagli e le razionalizzazioni e solo in seconda battuta, che però non vede mai la luce, si agisce con nuovi investimenti su quei servizi sanitari che sono assolutamente carenti e che, se implementati, porterebbero a un reale miglioramento della qualità della sanità abruzzese. In particolare la Regione dovrà trovare le risorse per attuare, questa volta davvero, investimenti che consentano di abbattere le enormi liste di attesa, acquisto di nuove attrezzature e tecnologie avanzate, incremento di personale per consentire il pieno utilizzo dei macchinari, potenziare la rete di emergenza urgenza, riorganizzare la rete dei servizi territoriali, migliorare la prevenzione. I cittadini infatti non possono più pazientare, non sono più tollerabili attese infinite, viaggi della speranza, carenza di strutture territoriali per il ricovero e per l'assistenza a domicilio, cattiva organizzazione della rete dei medici di medicina generale, scarsa prevenzione. Il sindacato dunque ritiene urgente che l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci riprenda immediatamente il confronto sindacale, perché la nuova fase dovrà essere l'occasione per cominciare a sciogliere i nodi ancora irrisolti della sanità abruzzese. Ci occupiamo nuovamente della polemica di questi giorni a Pescara, quella del taglio, quella sul taglio degli alberi, e su questa polemica interviene anche la soprintendenza, che richiede a tutte le parti un tavolo tecnico. Una
una lettera della soprintendenza che richiede un tavolo tecnico tra le diverse parti interessate alla vicenda sul caso della salvaguardia degli alberi a Pescara. A renderla nota gli ambientalisti che questa mattina sono tornati a spiegare le motivazioni a monte delle proteste. Abbiamo scritto alla soprintendenza dicendo le stesse cose che tutte le associazioni hanno detto al Comune. La sovrintendenza evidentemente non ha i problemi psicanalitici del Comune di Pescara e quindi ha risposto chiedendo al Comune con questa lettera di fissare un tavolo tecnico, perché bisogna contemperare le ragioni di sicurezza pubblica e quella di tutela del patrimonio paesaggistico della città, cioè alberi che hanno 60, 70 anni, 50 anni. Un tavolo che metterà insieme ambientalisti, tecnici, amministrazioni comunale, come più volte richiesto senza ottenere mai il sì. La questione, spiega Cerbo, non è l'opporsi al taglio degli alberi danneggiati, ma all'avere la visione totale, approfondita, della reale situazione degli esemplari in causa, con dovizia di particolari e di esperti. Il sindaco è un irresponsabile e un maleducato, uno nel far credere che gli ambientalisti non vogliono tagliare gli alberi pericolosi, due nel non voler, prima di tagliare un patrimonio della collettività come un albero storico, voler fare tutte le verifiche, anche perché laddove sono state fatte le prove hanno dato ragione agli ambientalisti e torto al comune. Quindi io inviterei il comune, dopo questa lettera, a uscire da questa paranoia, a confrontarsi, a non tagliare gli alberi a casaccio, perché un albero per crescere ci mette 60, 70, 80 anni, un sindaco con la motosega ci mette una mattinata a cancellarlo. E ora andiamo all'Aquila, dove è di nuovo polemica per il pagamento delle bollette per gli abitanti del progetto Case, per coloro che sono appunto sfollati del terremoto del 2009. Torna la disputa sul pagamento delle bollette del progetto Case, occupato ancora dagli sfollati. Il comune aveva istituito il conteggio dei consumi a metro quadro, ma un ricorso ha riportato il pagamento a consumo reale, creando, secondo il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, la vera iniquità tra gli abitanti su piani diversi delle case. La colpa è del Parlamento. Ma spinto da chi? Voi lo sapete, chi sta facendo questi ricorsi? Si stanno facendo i ricorsi ai danni di quelli che stanno al piano zero. E c'è un'altra cosa, qui la vergogna è che i poveri stanno pagando perché li aiutiamo noi, e vi ho dato anche il dato di quante sono le famiglie indigene. Qui c'è la borghesia aquilana che sta da lì dentro, ancora sta, che non paga, ed è una vergogna. Io mi rivolgo a queste persone che guadagnano migliaia di euro al mese, che sanno benissimo, li invito a comprarsi una motocicletta di meno, una macchinona di meno, una vacanza di meno, e dare i 3-4 mila euro che noi avanziamo, perché sono soldi agli aquilani. Stanno arrivando le ingiunzioni di pagamento, andremo fino in fondo. La risposta è soprattutto a questa vergogna di 650 persone, molte delle quali fra l'altro stanno nelle case grazie al fatto che noi abbiamo fatto una politica di accoglienza, sono entrati lì dentro e adesso reclamano pure e non ci vogliono stare. Cioè, si riferisce che raccoglie le firme per un ricorso? Ma sì, lo faccio nel ricorso, io denuncio all'Italia che è una vergogna, perché queste case sono fatte in modo tale che andava creato, in caso sulla base dei consumi, comunque un algoritmo di correzione. Ottimi risultati per Questo non è amore, il camper antiviolenza della polizia che ha girato l'Abruzzo per sensibilizzare l'opinione pubblica contro la violenza di genere. Non voglio che finisca così. Si è conclusa nel capoluogo di regione la campagna nazionale contro la violenza di genere, dal titolo Questo non è amore. L'impegno degli appartenenti ai centri antiviolenza della Polizia di Stato hanno lavorato alacremente per seminare la cultura della denuncia, del superamento della paura e dell'accoglienza da parte delle forze dell'ordine verso le vittime degli abusi. La gente, le donne soprattutto, si dimostrano contente. L'impressione che abbiamo avuto è che hanno apprezzato molto, incominciano ad avere un po' più di fiducia verso le forze dell'ordine.
si sono rese conto in realtà che stiamo facendo per loro, tutto quanto per loro. L'impressione che ho avuto è che hanno più coraggio le donne di una certa età, dall'alto della loro, diciamo così, esperienza, sono più sicure, più tranquille, hanno più coraggio, i giovani un po' meno. A visitare il camper non sono state solo le donne, anche gli uomini, spesso testimoni diretti di violenze private. Qualche volta ci hanno raccontato di fatti accaduti nel condominio, diciamo sono stati più testimoni di attori principali. Sono 751 le istanze registrate a favore del bando pacchetto giovani, 21 milioni di euro a disposizione, collegato al programma di sviluppo rurale 2014-2020. L'assessore alle politiche agricole, l'assessore regionale Dino Pepe, ha spiegato che si sono registrate più domande in meno tempo, con un incremento dell'80% delle istanze. La percentuale maggiore delle domande, oltre il 30%, arriva dalla provincia di Chieti, mentre il restante è equamente suddiviso tra le altre province. Sono felice di constatare, continua Pepe, che oltre la metà delle domande arriva da ragazzi under 30. La dotazione finanziaria messa a disposizione per il solo insediamento consente di finanziare circa 350 aziende con una dotazione finanziaria di 14 milioni di euro, a cui si aggiunge una dotazione di 7 milioni per i piani di investimento aziendale. I giovani potranno usufruire di un premio per lo startup d'impresa di 50.000 euro, che sale a 60.000 euro per chi opera nelle aree disagiate, e a cui si potrà aggiungere un ulteriore contributo in conto capitale per gli investimenti di ammodernamento aziendale, variabile dal 40 al 60% della spesa ammissibile, per un importo massimo di 30.000 euro. Location rinnovata per accogliere imprese e lavoratori. Il gruppo Consorform ha inaugurato ieri pomeriggio la nuova sede di Giulianova, una delle 8 sul territorio regionale. Nel primo semestre del 2016 sono stati 150 milioni di euro di finanziamenti alle imprese deliberati, con 1.500 linee di credito garantite, con un trend di erogazioni in crescita del 20%. Intercredit Confidi è tra le maggiori realtà del mondo dei confidi del centro Italia, con 12.000 imprese socie, circa 26 milioni di patrimonio e finanziamenti garantiti annualmente per oltre 100 milioni di euro. Ieri a Giulianova è stata inaugurata la nuova sede della Consorform, una location, sono 8 in totale nel territorio, totalmente rinnovata e destinata ad accogliere le richieste di consulenza per l'accesso al credito delle imprese della Costa Teramana e i lavoratori che vorranno avvalersi dei corsi di formazione professionale specialistici riconosciuti dalla Regione Abruzzo. Abbiamo voluto potenziare questa struttura proprio per dare un segnale di ancora maggiore vicinanza. In particolare lo facciamo non tanto con la sede fisica dove ci troviamo adesso, quanto con la rete di consulenti che sono quelli che sono il reale punto di riferimento per le nostre imprese associate. Noi annualmente formiamo circa 500 ragazzi, fra disoccupati e non, in grande maggioranza disoccupati. Frequentano corsi di vario tipo, da quelli parasanitari a quelli destinati a creare professionalità delle imprese. Tutti vanno a fare uno stage pratico presso le imprese o presso gli enti di destinazione successiva, quindi hanno una preparazione soprattutto pratica. E tengo a sottolineare che una buona percentuale di questi, all'incirca intorno al 20%, trova occupazione a seguito dei nostri corsi. Torniamo all'Aquila, dove torna, dopo il successo della scorsa edizione, Officine L'Aquila, la giornata, o meglio le giornate di seminari e visite ai cantieri della ricostruzione. L'appuntamento è per fine ottobre. Sulla triste scorta del nuovo terremoto che ha colpito il centro Italia e l'esigenza di avere punti di riferimento nella ricostruzione consapevole, torna a fine ottobre Officina L'Aquila. La manifestazione di seminari, laboratori e visite guidate nei cantieri della città dell'Aquila sul tema del restauro e della ricostruzione post-sisma.
Ma certamente il terremoto di Amatrice nel suo dramma ha riproposto anche il dramma dell'Aquila e lo ha riproposto su tanti fronti, oltre dal punto di vista emotivo, perché ha fatto ripiombare le persone nell'angoscia che 7 anni fa li ha colpiti, ma ha posto di nuovo il problema della sicurezza delle case dopo il terremoto. E questo è un tema che purtroppo in Italia la comunicazione lo sta affrontando in maniera superficiale, in quanto l'Aquila nei fatti ha risposto in maniera straordinaria, perché come dire, il terremoto di Amatrice è come stato un collaudo per l'Aquila, nel senso che tutto è rimasto integro. Allora Officina affronterà questo tema, cioè quello della solidità della ricostruzione aquilana, perché se l'Aquila si vuole ricostruire anche economicamente e socialmente non può passare il messaggio che è una città insicura e quindi va trovato un metodo. Io non sono il governatore dell'Italia, quindi non sono in grado, ma va sicuramente trovato un metodo per dare forza e continuità al tema del restauro dell'Italia, perché è un patrimonio che altrimenti si va a disperdere, ma anche un costo economico che costantemente si affronta per riparare i danni e non per prevenirli. Ed ora apriamo la pagina dello sport, lo facciamo con la schermata della Serie A. È la quarta giornata che ha avuto un prologo con il match di Marassi di ieri sera, la vittoria del Milan a Genova sulla Sampdoria per 1-0 col partita di Bacca nella gara che ha segnato la presenza dal primo minuto dell'ex pescarese e teramano Gianluca Lapadula, poi sostituito dal match winner Bacca. Le altre partite si prosegue dunque alle 18 con Lazio Pescara e poi alle 20:45 Napoli-Bologna, saranno le due partite di quest'oggi. Domani alle 12:30 Udinese-Chievo, alle ore 15 si giocheranno Cagliari-Atalanta, Crotone-Palermo, Sassuolo-Genoa e Torino-Empoli, alle 18 il derby d'Italia tra Inter e Juventus, chiude la quarta giornata Fiorentina-Roma alle 20:45. Allora, il Pescara nel pomeriggio, come detto, alle ore 18 sarà in campo all'Olimpico contro la Lazio, i biancazzurri saranno seguiti da 1500 tifosi che raggiungeranno la capitale con autobus organizzati o con mezzi privati. Data la rivalità tra le due tifoserie, la gara è considerata ad alto rischio di incidenti e per questo le forze dell'ordine hanno predisposto un piano per la sicurezza e i sostenitori del Pescara saranno scortati da agenti e uomini della Digos lungo il tragitto che porta allo Stadio Olimpico. Sul fronte squadra, il tecnico Oddo, privo degli infortunati Coda e Baebek, punterà sull'11 delle ultime due partite con Caprari, sostenuto da Verre e Benalì. Partirà dalla panchina Aquilani, non al meglio della condizione. Sul fronte Lazio c'è il forfè di Lucas Biglia, che sarà sostituito da Cataldi. Il tecnico Simone Inzaghi sceglie la difesa 3 con Bastos, Radu e De Vrij davanti a Marchetti. Poi Felipe Anderson e Lulic esterni, Parolo, Cataldi e Milinkovic-Savic gli interni. Davanti Immobile e Giorgevic. Partita con tanti ex e comunque speciale per Massimodo, che è stato anche capitano della Lazio, oltre che compagno di squadra e amico dell'allenatore avversario Simone Inzaghi. I precedenti sorridono decisamente alla Lazio, in particolare all'Olimpico la squadra capitolina si è imposta in 4 circostanze. Per il Pescara nessuna vittoria, solo un pareggio per 2-2 nella stagione 88-89 con doppietta del brasiliano Tita per il Delfino. L'ultimo precedente risale al 24 febbraio 2013, Lazio-Pescara 2-0 con reti di Radu e Lulic. E parliamo ora di Lega Pro con la schermata che andiamo a vedere anche in questo caso. Le partite si giocheranno tutte oggi con l'eccezione di Modena-Reggiana, che si giocherà domani alle ore 14:30. Il Teramo sarà impegnato alle 16:30 sul campo del Sant'Arcangelo. Vediamo le altre partite: alle 14:30 Lumezzane-Bassano e San Benedettese-Fano, alle 18:30 Ancona Venezia, Ferralpisalo Gubbio, Padova Maceratese, alle 20:30 il big match Pordenone Parma e poi anche Alto Adige Forlì e Albino Leffe Mantova. Come detto, domani Modena Reggiana.
E alle 16.30 l'esordio sulla panchina del Teramo per il neotecnico Federico Nofri, che in settimana ha preso il posto dell'esonerato Lamberto Zauli. Il Teramo torna alla difesa a 4 e con il nuovo allenatore punterà sul 4-4-2 a partire da questo pomeriggio. Fuori causa di Paolo Antonio, Alto Belli e lo squalificato D'Orazio, Carcalis agirà a sinistra nel pacchetto completato da Scipioni, Caidi e Speranza. Sarà un assetto però iperoffensivo, perché a centrocampo agiranno Petrella e Forte sulle due corsie laterali e i due ex, Ilari e Peterman, in mezzo. In attacco spazio a Jefferson e Sansovini. Dunque le novità principali, appunto l'inserimento al primo minuto di Ilari e di Forte sul settore di sinistra, con Petrella a destra. In panchina l'altro ex capitano, la squadra romagnola, che ha ben figurato nelle prime tre giornate centrando 7 punti e guidata dall'ex centrocampista di Atalanta e Bari Marcolini, punta sul 3-5-2. Cesaretti e Cori agiranno di punta. In mediana tra gli altri l'ex Michele Valentini dirigerà Detta di Mantova. Così ha presentato la partita il neotecnico Nofri. È ovvio che il Sant'Arcangelo lo sta facendo molto bene, perché 3 partite 7 punti, hanno fatto 5 gol, subito solamente un gol. Non hanno giocato martedì la partita con la Reggiana, dunque troviamo sicuramente una squadra che in salute, che è sull'idea dell'entusiasmo, dunque dovremo essere molto bravi a limitare quelle che sono le caratteristiche per poter, ripeto, tornare con un risultato positivo. In questo momento credo che dobbiamo trovare delle certezze, dobbiamo trovare energie positive per ripartire, perché la classifica urge di fare punti e quindi i giocatori più importanti devono comunque sia dimostrare che questo periodo comunque sia di appannamento è stato un periodo che casuale, e sono convinto che la grande disponibilità che hanno mostrato questi due in questi due allenamenti possa essere determinante nel proseguo. E domani sono in programma le gare della terza giornata di Serie D. Spicca il big match tra San Nicolò e Matelica nel girone F, mentre nuove nubi si addensano sulla Chieti Calcio. Continua a non esserci pace per il Chieti. Per la società neroverde sono i fatti fuori dal campo che continuano a tenere banco. Così nelle ultime ore una nuova istanza di fallimento a carico del sodalizio teatino è stata depositata in tribunale a Chieti da una società che svolge servizi di biglietteria, che deve ricevere una somma di 13.000 euro. L'istanza va ad aggiungersi a quella già presentata dalla Satam, e presto potrebbe aprirsi un altro contenzioso con l'ex vicepresidente Walter Costa per un prestito fatto ma mai rimborsato. E mentre la società, ora nelle mani di Mauro Giacomini, rischia il baratro, in campo le cose non vanno meglio. In settimana è arrivata anche la terza sconfitta stagionale in Coppa Italia contro il Trastevere, e domani ci sarà la trasferta proibitiva sul campo del San Marino, che nelle ultime ore ha tesserato il Jolly De Lucia, ex Teramo. Anche il Chieti ha formalizzato il tesseramento dell'attaccante ex Giulianova Alessandroni. Il big match però sarà quello del Bonolis di Teramo tra due delle protagoniste annunciate del girone F, San Nicolò Matelica. L'11 marchigiano ha collezionato vittorie batticuore, rimontando sempre 2 gol di scarto, e ha un super potenziale offensivo. Il San Nicolò a Chieti ha vinto ma non ha brillato, e il tecnico Epifani chiede ai suoi un salto di qualità per dimostrare di poter lottare con le migliori. Con l'entusiasmo dettato dal bel avvio di stagione, il Pineto ospita al Pavone l'Olimpia Agnonese, allenata dall'abruzzese Alessandro Del Grosso. Gli adriatici hanno sfoltito con le cessioni di Ferretti al Real Giulianova e Antonini alla Folgore San Buceto. La Vastese abbraccerà nuovamente il tifo dell'Aragona nel match con il Monticelli. L'input del tecnico Colavito è dimenticare il pareggio beffa di San Marino. Nel girone G l'Aquila è rinfrancata dal successo fondamentale al fotofinish di Foligno, ed ora c'è una seconda trasferta consecutiva a Rieti. Sarà ancora Bonvissuto a guidare l'attacco. Finalmente a disposizione il difensore Pepe. Rientra anche Pupeschi in ballottaggio per una maglia con Sembroni. Nel Rieti una vecchia conoscenza come l'ex rosso-blu Cosentini. Laziali ancora senza gol subiti e col secondo attacco. Gara non facile per la squadra di Morgia. Per l'Avezzano c'è la concreta possibilità di dare continuità alla serie di vittorie. Nuovo match al De Marsi, stavolta contro il Foligno, alle prese con lo 0 nella casella di punti e con alcuni problemi di natura societaria. A punteggio pieno e con una difesa ancora imbattuta, i biancoverdi di Pino Tortora sperano di giocare davanti al pubblico delle grandi occasioni e di regalargli il terzo successo consecutivo.
Finisce qui la prima edizione del TG6, vi ricordo l'appuntamento del pomeriggio in collegamento dalle 17.45 circa con diretta stadio per seguire chiaramente la cronaca della partita del Pescara con le reazioni del dopopartita, ma anche per seguire l'andamento della gara del Teramo che finirà intorno alle 18.20. E proprio per la presenza di diretta stadio c'è una modifica circa il nostro notiziario delle ore 19, un notiziario che sarà anticipato alla fine del primo tempo di Lazio Pescara, quindi indicativamente un'edizione contratta del TG6 alle ore 18.50, resta quella canonica delle ore 23, la terza edizione. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.